Benvenuti amici di Android Blog all'unboxing di Samsung Galaxy Tab Pro 10.1. Andiamo subito a vedere cosa contiene la confezione. Confezione in carta riciclata stampata con inchiostro di soia. Leviamo il tablet che andremo a vedere successivamente per scoprire come abbiamo una confezione che ha il solito manuale rapido, la manualistica e la garanzia. Troviamo poi il cavo dati in colorazione bianca, nonostante il tablet sia nero, così come tutti gli altri accessori, cavo dati USB, micro USB, caricatore con plug USB condiviso da ben 2 A, e i gommini per la cuffia auricolare, perché questo tablet dà in dotazione delle buone cuffie auricolari in ear tipiche dei top di gamma Samsung degli ultimi tempi. Nella confezione non troviamo altro, andiamo quindi a parlare direttamente del tablet. Eccolo qui, abbiamo subito le dimensioni che sono 171,4 x 243,1 x soli 7,3 mm di spessore. Il peso è di ben 469 grammi. E andiamo a vedere nel dettaglio i lati del tablet, partendo da quello superiore, dove troviamo il tasto di accensione e spegnimento blocco sblocco, il bilanciere del volume e la porta infrarossi per usare il tablet come un telecomando. Il lato sinistro presenta il jack delle cuffie da 3,5 e una delle due casse stereo laterali. Il lato destro trova posto nel lato destro la seconda cassa stereo e lo slot di espansione micro SD fino a 64 GB. E andiamo a vedere adesso la parte inferiore, che presenta, oltre i tasti che sono sulla scocca, due soft key e un tasto fisico. E troviamo il jack micro USB e il foro del microfono principale. E posteriormente andiamo a girare, troviamo la cover ormai che identifica gli ultimi prodotti Samsung usciti, che in questa simil pelle gommata e piacevole al tatto con le finte cuciture, e una camera, come potete vedere, da ben 8 megapixel con il flash LED, cosa davvero rara su un tablet. E per quanto riguarda quindi la panoramica estetica è tutto, vi parlo come di consueto delle caratteristiche tecniche del tablet, che sono una batteria, parto da questa, da ben 8220 mAh, che promette una generosa autonomia. Il processore è un Exynos 5 Octa 4 core Cortex A15 da 1.9 GHz più 4 core Cortex A7 da 1.3 GHz, che lavorano alternativamente, 2 GB di RAM più 16 GB di ROM, come abbiamo visto, espandibile con memoria micro SD. Il display è davvero una bella unità, almeno sulla carta, andremo a vedere se è vero, da 10.1 pollici con risoluzione 2560x1600 pixel, quindi molto elevati. Abbiamo poi la varia connettività composta dal Wi-Fi ABGNAC dual band e il GPS, il Bluetooth, l'accelerometro e il sensore di luminosità. Quindi non vediamo l'ora di testarlo approfonditamente nella recensione. Per questo unboxing di Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 è tutto. Un saluto da Alessio per androidblog.it.